Ci sono momenti del passato che sono indimenticabili e che vale la pena di ricordare sempre, in tutti i modi e con tutti gli strumenti possibili. Uno di questi è la Prima Guerra Mondiale. Da allora sono passati 100 anni e cambiate tante cose. È in questo orizzonte che si inserisce il DVD dello spettacolo L'Europa a 100 anni dalla Grande Guerra, promosso dalla Consulta Europea del Consiglio Regionale del Piemonte e prodotto dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura. Tragedie su tragedie, dalla Prima Guerra Mondiale e la nascita di regimi totalitari, e poi pagine di storia ancora poco indagate, forse poco accettate. Una su tutte ci riguarda da vicino, l'esodo istriano Giuliano Dalmata e la tragedia delle foibe. Sì, bisogna dire che la storia la scrive sempre chi vince, no? È sempre stata fatta dai vincitori. Per cui in quel caso noi avevamo perso la guerra e ha fatto comodo rimuovere quella pagina di storia per chi è, insomma, per i nuovi governi, per la Jugoslavia, per tanti motivi era necessario rimuovere questa pagina dolorosa. Fa sempre più scomodo andare a indagare là dove si trova il marcio, dove si trova qualcosa, insomma, da nascondere. Si preferisce la celebrazione, si preferisce andare a cercare cose da incensare, no? Per cui l'Istria, ma ci sono tanti altri episodi, no? Noi pensiamo alla Prima Guerra Mondiale e dovete immaginare che gli italiani che tornarono in patria dalla prigionia, che erano centinaia di migliaia, furono costretti ad una quarantena. Perché il governo italiano aveva paura che durante la prigionia il morbo bolscevico avesse attecchito sui prigionieri. Per cui molti prigionieri italiani, dopo che tornarono in Italia, furono imprigionati di nuovo e tenuti nei campi di concentramento per mesi. Molti di questi morirono di freddo, di fame, di stenti. Questo per esempio è una pagina che nessuno conosce, pochi conoscono, perché è una pagina scomoda.